Pescara in festa per rinnovare la devozione in onore di Sant'Andrea Apostolo, giorni di grande coinvolgimento popolare che consolidano un evento legato alla storia, alla religiosità e alla tradizione. Il patrono della marineria, protettore dell'antico borgo dei pescatori, è una festa molto sentita con una memoria sempre viva da oltre 150 anni che si apre a motivi di incontro, ascolto e accoglienza. Si rinnovano momenti molto belli che chiaramente sono fondati più su un aspetto tradizionale di festa popolare, ma chiaramente, come ci dice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, la pietà popolare non va trascurata, anzi va purificata, va aiutata a far sì che possa crescere e soprattutto possa esprimere i veri valori della fede. Sono numerose le iniziative organizzate in occasione della festa con la suggestiva processione in mare. Dopo la messa del mattino celebrata dall'arcivescovo Valentinetti, l'affollato corteo con la statua del santo ha attraversato la zona a ridosso della parrocchia di Sant'Andrea prima di raggiungere la riva del porto canale, prendere il largo sul motopeschereccio Aldo. Viene fatta un'estrazione e quest'anno siamo stati fortunati. E siamo riusciti, diciamo, a questa estrazione. È un onore poter portare il santo quest'anno. E nulla, queste tradizioni che ogni anno si continuano, è una gioia. Ad accompagnare la barca ammiraglia decine di pescherecci, una devozione che attraversa le generazioni e coinvolge la marineria pescarese nell'affidamento al protettore. Nel corso della processione il corteo si è fermato più volte per il lancio delle corone in memoria di tutti i caduti del mare. Alla religiosità popolare e al ricordo si aggiungono tanti momenti di creativi tra bancarelle, chioschi di pesce fritto, luci e colori, con il concerto di Massimo Ranieri e lo spettacolo conclusivo dei fuochi pirotecnici sul mare. Occorre uno sforzo e soprattutto bisogna crederci e non arrendersi al primo ostacolo, perché comunque sia, insomma, è un qualcosa, diciamo, di molto 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 sacrificante, quindi ci sa quali ce ne sono, specialmente con le clausole che abbiamo adesso, quindi per quanto riguarda la sicurezza e quant'altro, che tra l'altro è giusto che sia così. Noi cerchiamo di fare tutto come si deve. Alla festa di Sant'Andrea sarà dedicato uno speciale in onda su TV6 e Telemolise.